Allarme furti ad Agropoli, messo a segno un colpo alla stazione ferroviaria. Da Capaccio alla Piana del Sele sgominata una banda di ladri di trattori, 9 arresti. Un operaio di 25 anni versa in gravi condizioni al San Luca di Vallo. Stava sistemando della cartellonistica quando è stato investito da un mezzo. L'incidente questa mattina a Giungano. Vallo della Lucania, celebrati 200 anni di istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria, consegnato riconoscimento al parroco Don Pietro Sacco, da 40 anni cappellano del carcere. Corisa 4, impensabile vendere il sito di Vallo Scalo ai mezzi, così il commissario Vitale risponde alla provocazione dei lavoratori, si dice però pronto a sollecitare i sindaci e la politica territoriale. Camerota a rischio scioglimento, tutto chiarito, dice il sindaco Mario Scarpitta, solo un errore di omonimia con la prefettura. Ambienti mediterranei, ultimi appuntamenti a Palinuro, questa sera è Soul System in concerto. Sport 7, gli incontri di domenica per la Serie D e l'Eccellenza, lunga intervista a Mister De Felice. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con le informazioni di 7 TV. In apertura subito la cronaca, perché sempre più allarme e furti in tutto il territorio cilentano. Iniziamo allora con il caso che ci arriva da Agropoli, con un tentato colpo ai danni dello scalo ferroviario. Ci aggiorna su tutto il nostro corrispondente Ernesto Rocco. Ladri in azione ad Agropoli. Nella serata del 20 settembre scorso, ignoti hanno tentato di mettere a segno un furto all'interno della stazione ferroviaria di Agropoli Castellabate. Secondo le prime ricostruzioni, estranei si sono introdotti all'interno della biglietteria. Una volta dentro hanno rovistato ovunque tra armadi e archivi e manomesso un apparato di bigliettazione. Il caso è stato scoperto la mattina seguente e denunciato ai carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Francesco Manna. I militari hanno effettuato un sopralluogo dal quale sono emersi anche danni alla controsoffittatura. Per terra, inoltre, sono stati ritrovati dei calcinacci. Sul caso sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili del furto. Non si esclude anche l'ipotesi che possa trattarsi di una ragazzata, dei vandali che volevano soltanto divertirsi. La stazione di Agropoli Castellabate è attualmente impresidiata dopo la chiusura del punto Polfer. Inoltre sono in corso degli interventi di manutenzione e per questo molti locali risultano chiusi o inagibili. Ciò che stupisce è che all'orario in cui è avvenuto il tentato furto lo scalo ferroviario è ancora molto frequentato, essendovi due treni che vanno in direzione nord e altrettanti in direzione sud tra le 19.50 e le 22.30. Intanto sempre i carabinieri di Agropoli sono stati impegnati in una vasta operazione dedita a contrastare i furti sul territorio. È scattata questa mattina l'operazione che ha consentito di sgominare un'associazione a delinquere composta da 9 persone, di cui 4 di origine straniera. Le indagini erano partite nel mese di febbraio ed hanno portato, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, a 7 ordinanze di custodia a cautelare in carcere e 2 domiciliari. Coinvolti sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, furti, rapine e ricettazione. Stando alle accuse, la banda si dedicava soprattutto ai furti di attrezzature agricole, concentrati in particolare nella Piana del Sele. La refurtiva veniva poi rivenduta nel Napoletano, colpite in modo particolare quindi le aziende agricole. E stiamo vedendo proprio le immagini del blitz effettuato questa mattina, come dicevamo, dai carabinieri di Agropoli. Ebbene, diversi trattori rubati che venivano rivenduti interi o in singoli pezzi utilizzati come ricambio. In uno dei casi, 3 ladri incappucciati avevano anche aggredito il titolare di un'azienda che li aveva scoperti durante il furto. Coinvolti nel blitz, 70 carabinieri, nucleo, elicotteri e cinofili. L'operazione ha interessato i comuni di Agropoli, Capaccio Pestum, Eboli e le province di Napoli e Potenza. Intanto un operaio di 25 anni versa in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il ragazzo questa mattina si trovava nei pressi di un cantiere sulla provinciale 137 nel comune di Giungano, quando per cause ancora da accertare è stato investito da un camion di passaggio. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo stava posizionando la segnaletica per i lavori in corso quando è avvenuto l'incidente. L'autista del mezzo si è fermato per prestare soccorso
soccorso, sul posto anche sanitari del 118 e carabinieri della compagnia di Agropoli per tutti i rilievi del caso. Nell'impatto il giovane ha riportato diverse ferite, non sarebbe in pericolo di vita, ricordiamo, è ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania. Questa mattina a Vallo, presso l'ex convento dei Domenicani, tanta emozione nel ripercorrere i 200 anni di lavoro del Corpo della Polizia Penitenziaria, solenne cerimonia dedicata naturalmente agli agenti che lavorano presso la struttura carceraria del centro cilentano. Al termine abbiamo ascoltato tra gli altri anche la direttrice Maria Rosaria Casaburo, queste le sue parole. Vallo è una piccola realtà, ma è una realtà fatta di poliziotti veramente che hanno un fortissimo spirito di abnegazione e che con molta generosità lavorano senza mai, come dire, tirarsi indietro, anche quando i turni di lavoro sono massacranti, anche quando devono rinunciare a qualche riposo. C'è una voglia proprio di essere gruppo e di svolgere questo lavoro delicatissimo di sicurezza sociale con molta passione, con molta dignità, davvero bravi. Qual è la realtà oggi a Vallo della Lucania? È una realtà sempre dinamica, dove abbiamo fatto un sacco di cose, ma lo dico come si direbbe in famiglia, perché periodicamente ci vediamo e diciamo queste cose. Quindi abbiamo ristrutturato l'istituto in maniera tale che, partendo anche da come dire, ambienti più dignitosi, la persona possa più serenamente espiare e vivere e quindi ritornare ad un percorso di vita normale fuori, perché il carcere deve essere sempre un momento nella vita di una persona, teso poi alla riconsegna sociale di un cittadino nuovo, redento, si spera. Sì, oggi è un giorno importante, il bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che oggi è un corpo di polizia moderno, importante, svolge una funzione importantissima. E la sicurezza degli istituti penitenziari e tantissimi altri corpi e altri compiti. Il mio ringraziamento di oggi va a tutti gli uomini della Polizia Penitenziaria di Vallo della Lucania, che ogni giorno con grande abnegazione fanno il loro mestiere e lo fanno bene, insomma. I nostri numeri parlano, sono dati oggettivi, non sono, insomma, parole messe lì al vento. Abbiamo pochissimi eventi critici e ciò significa che facciamo un grande lavoro quotidiano, insomma, per far sì, per raggiungere determinati obiettivi. Abbiamo anche quest'anno, insomma, inserito il regime di custodia aperto, che non ci ha dato alcuna difficoltà, in piena sintonia con quelli che sono i dettami nazionali ed anche europei. Dal cuore, ecco, le arrivano queste parole, sono state apprezzate, come dire, e condivise dai tantissimi suoi colleghi. Sì, mi fa piacere, perché praticamente noi effettivamente facciamo un lavoro che a volte può apparire oscuro, però è un lavoro delicatissimo, importante, che va ad incidere su quella che è la sicurezza nazionale, anche in questo periodo in cui si parla di radicalismo e, insomma, chi lavora negli istituti penitenziari effettivamente fa un lavoro molto importante. È una data importantissima, sono 200 anni, per cui, voglio dire, abbiamo scelto questo luogo così bello, suggestivo e ingannevole per dare proprio più risalto alla cerimonia, e per cui il flusso delle persone, le autorità civili, militari e religiose sono intervenute, e questo gratifica a tutto il personale della Casa Circondariale di Vallo della Lucania. Ma che cosa rappresenta per lei essere, come dire, membro di questo importante corpo della Polizia Penitenziaria? Lei perché ha deciso qualche anno fa, insomma, di dedicarsi a questa attività? Ma tutte le cose iniziano un pochettino per scherzo, per goliardia, non lo so. Per cui, voglio dire, man mano poi che uno cresce nell'attività, si addentra, gli piace, diventa una parte integrante, come, diciamo, proprio uno spirito vero e proprio familiare. Per cui non c'è giorno che uno non pensa alla propria attività lavorativa, a quelli che sono i svolti, ne parla a casa, lo trasmette purtroppo anche delle volte anche in modo negativo, perché in effetti si rischia poi di coinvolgere anche il contesto familiare, però tutto sommato, voglio dire, sono rimasto sorpreso che mio figlio Damiano, il mio ultimo agente, ieri sera era qua con me agli ultimi preparativi della cerimonia celebrativa, e per cui vedevo che negli occhi di un bambino c'era questa piena gioia di questo evento, e quella sua gioia veniva trasmessa pure a me. Questo è un altro importante risultato. Certo, per me è molto, ma molto, ma molto significativo.
E la cerimonia di questa mattina è stata anche l'occasione per consegnare un bel riconoscimento a Don Pietro Sacco, da 40 anni cappellano della struttura carceraria. A lui anche le parole del sindaco di Vallo della Lucania, Tony Aloia. Sì, è un'importante realtà a livello nazionale certamente, ma e li ringrazio per il lavoro che fanno, in particolar modo quello che fanno a Vallo. Ho toccato con mano realmente l'esperienza, che è un'esperienza certamente importante, anche drammatica per chi la vive all'interno, chi subisce appunto la dura prova del carcere, però devo dire che loro fanno realmente con passione, con lo spirito non solo di avere di essere custodi di chi ha subito appunto una pena, chi deve appunto pagare una pena, ma lo fanno anche con lo spirito educativo di trasmettere una speranza, una fiducia nel futuro in questi voglio dire malcapitati. È un momento bello, importante, che rappresenta ancora di più il patto istituzionale che c'è anche con il carcere qui a Vallo, con l'istituzione penitenziaria qui a Vallo, che è forte e importante. Voglio ricordare che noi con loro già abbiamo un percorso educativo in cui alcuni dei detenuti vengono coinvolti all'interno della città per la gestione del verde pubblico, per la pulizia della città. È un importante progetto, un progetto che poi è stato anche trasportato e mimato altrove, anzi noi diciamo, lo dico con orgoglio, ma in particolar modo riferito a chi dirige l'istituto penitenziario, siamo stati precursori di questa modalità nuova educativa, se vogliamo. La politica deve stare vicino a questa istituzione e questa vicinanza l'abbiamo espressa anche cercando di trovare una nuova allocazione nel carcere, e ci stiamo dando da fare dal punto di vista politico per poter avere il finanziamento per costruire il nuovo istituto. Lavora per la difesa di questo presidio di legalità. Sì, è un presidio di legalità importante, ma hanno bisogno di spazi anche un pochino diversi rispetto a quelli che hanno attualmente, che realmente non gli consentono di fare fino in fondo la loro azione. Quindi, questa mattina, nel corso di questa cerimonia per i 200 anni della Polizia Penitenziaria, un momento tutto per lei, 40 anni all'interno del carcere di Vallo, un ringraziamento ufficiale ma che sicuramente è arrivato dal cuore delle tantissime persone con le quali lei ha avuto modo di collaborare. Sono rimasto contento ovviamente, questa è una sorpresa veramente che è stata per tutti, sono rimasto contento, vuol dire che qualche cosa pure rimane di quello che facciamo, perché poi lavorare già come sacerdote, poi in carcere, non sempre ci sono molte soddisfazioni, insomma. Però grazie a Dio incontro tanta gente che si ricorda, dice ancora grazie. Vedo spesso detenuti quando escono mi chiamano per salutare, ringraziare. Ce n'è uno che sono oltre 20 anni che è uscito e non passa Natale, non passa San Pietro che non mi faccia una telefonata, e questo è molto bello, lo ripeto. Sono esperienze commoventi. Entrare in un carcere tutti i giorni, ma non è facile. Ho visto un pochettino tutto il cambiamento che c'è stato nella vita del carcere dal 77, quando è incominciato, ad oggi, e allora veramente stanno un po' sempre chiusi nelle loro celle, era qualcosa di spettrale. Oggi invece è tutta una cosa diversa, io passo tra di loro tranquillamente, mi cercano, mi ascoltano, è una cosa molto diversa. Ricordo la prima volta che andai a dire messa al carcere, ne venne uno solo e poi volle pure il regalo perché era venuto a messa, chiaramente. E adesso c'è un bel gruppo che quotidianamente partecipa, non solo è presente ma anima la liturgia, sono loro che leggono, loro che cantano, eccetera eccetera, è molto molto bello e di questo sono contento, grazie a Dio. Ora a Camerota, ieri mattina consiglio comunale, tra i punti all'ordine del giorno anche la surroga del consigliere comunale Saggiomo, votata da tutti i consiglieri sia da maggioranza che di opposizione. Beh, ad entrare in consiglio ora la prima dei non eletti, ascoltiamola in questo servizio. Camerota, il comune rischia lo scioglimento, sono stati superati i termini per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Questo è il contenuto della diffida attivata dal prefetto di Salerno Salvatore Malfi. Il sindaco Mario Scarpitta si dice sereno. Nessuna preoccupazione, in prefettura c'è stato un problema di omonimia.
Due giorni fa il Consiglio Comunale è stato diffidato ad adottare entro 20 giorni la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio perché la scadenza è stata già superata. Trascorsi i termini di legge, quindi, il prefetto può disporre il commissariamento del comune. Non si scompone il primo cittadino. Già dal 9 settembre abbiamo approvato in giunta lo schema di bilancio, ma a causa di una omonimia la comunicazione in prefettura è arrivata all'ufficio sbagliato. Ci siamo già interfacciati con la prefettura, la situazione sarà risolta in breve tempo. Intanto, ieri mattina, si è svolto il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria. Tra i punti all'ordine del giorno è stata discussa ed approvata la surroga del consigliere Giancarlo Saggiomo. Quest'ultimo è stato, nella precedente amministrazione comunale, presidente della società partecipata La Calanca SRL, un incarico dal quale si è dimesso dopo la sua candidatura alle recenti elezioni amministrative. Il Consiglio Comunale aveva accolto la tesi della ineleggibilità. Al suo posto entra in consiglio Sara Infantini, prima dei non eletti. La surroga è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e della stessa opposizione con cui Saggiomo si era candidato. Soprattutto il mio gruppo e le persone che mi hanno sostenuto durante questa campagna elettorale e tutti i miei lettori. Per scendere da come andrà, se ci sarà, se ci dovesse essere veramente intera di Giancarlo, io sono felicissima di essere stata qui e di avere la possibilità comunque di continuare a sostenere questo gruppo anche dall'esterno. E quindi per me, come ha già detto Pierpaolo, è indifferente la mia presenza o quella di Giancarlo. L'importante è lavorare insieme e restare uniti. Questa è la cosa a cui tengo in maniera particolare e il gruppo lo sta dimostrando perché continuiamo a sostenerci nonostante tutto. C'è da riflettere, dice Scarpitta. Il capogruppo Guzzo e gli altri consiglieri di minoranza avrebbero potuto astenersi, invece hanno votato favorevolmente. È un dato eclatante considerato il fatto che la prossima settimana sulla vicenda è attesa la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania. Il Consiglio è tornato nell'aula consiliare, distrutta da un incendio nel 2013 e rimasta off limit per anni. Soltanto con la neo amministrazione è stata recuperata. E restiamo lungo la costa cilentana, ci spostiamo però ad Ascea. Questa mattina il sindaco Pietro D'Angiolillo, ospite della nostra rassegna stampa, ha fatto un bilancio dell'estate che si sta per chiudere. Un'occasione poi per ricordare i tanti progetti in corso e quelli che naturalmente saranno avviati a breve nella località costiera. Vediamo. Beh, è andata molto bene quest'anno, diciamo che c'è un forte aumento e una forte richiesta di turismo nelle nostre aree, quindi è migliorata l'economia, è migliorata l'occupazione, quindi sotto questo aspetto penso che non ci siamo fatti trovare impreparati, diciamo che i servizi nel nostro comune sono aumentati anche di molto, la gente ha apprezzato molto questa nuova idea di puntare tutto sui servizi, quindi l'estate è andata molto bene, diciamo. Poi la avete proposto diversi servizi anche per... Sì, più eventi, la cittadina è pulita, il mare è pulito, le spiagge pulite, insomma la gente poi quando si mette in movimento, si mette in viaggio per trovare una... maggiori servizi, quindi noi abbiamo puntato su questo. Diciamo, con... Attenzione anche alla sorveglianza, alla sicurezza? Sì, questo sicuramente, quest'anno c'erano altri 24 persone di associazione che controllavano il territorio 24 ore su 24, quindi diciamo che tutto ciò ha avuto un alto gradimento da parte dei turisti. Eventi per i più grandi, la colonia estiva per i più piccoli? Sì, abbiamo fatto due colonie estive, una marina e poi il campus dove i ragazzi si sono un po' sbizzarriti a giocare, che era aperto anche ai turisti, quindi anche questo ha registrato un ottimo successo perché
giustamente vi sono anche i genitori che in quel periodo lavorano e quindi è bene, visto che le scuole sono chiuse, poter affidare a qualcuno i loro bambini. Ecco, tanti turisti sono venuti ad Ascea per ammirare da vicino le bellezze, ecco, di questa splendida località costiera, però molti italiani hanno avuto modo di vedere da casa quello sì, che Ascea propone grazie alla puntata di Sereno Variabile, una bella soddisfazione, sì. Una bella vetrina. Questa è una grande vetrina perché Ascea è entrata nelle case… dell'estate, se non sbaglio il 13 sì, agosto. Sì, il 13 agosto, sì. Diciamo la scena è entrata nelle case di tutti gli italiani, quindi hanno avuto la possibilità di ammirare questo spettacolo stupendo della natura nelle nostre zone. Sono molto contento e devo ringraziare l'assessore al turismo della regione, Corrado Matera, che ci ha dato una mano forte per ottenere 40 minuti di Rai 2. Insomma, non è una cosa semplice che tutti ottengono. Ecco, dopo la messa in onda della puntata, qual è stato il suo sentimento? Vedere insomma il suo paese, i suoi concittadini, rappresentare quello che è un territorio, perché poi voglio dire, vetrina per Ascea ma per tutto il territorio cilentano. Quel giorno che era domenica pranzavo a casa dei miei genitori e devo dire che vedendo le immagini di Ascea mi sono davvero emozionato perché sentivo questa scena anche un po' come mia, quindi mi sono emozionato. Poi insomma vederla, come dire, su Mamma Rai sembra di vedere anche, di vederla con occhi diversi, no? Certo, vedere certo. Delle certo. Sfumature che noi che siamo abituati a vivere in questo territorio certo, non certo. Sempre le catturiamo. Beh, intanto, stagione estiva agli sgoccioli, a settembre suona la campanella e le scuole sì, hai ecco, problemi, si riaprono. Ai problemi non ci sono soluzioni di continuità, bisogna andare sempre avanti. Quindi, come novità, quest'anno abbiamo la nuova dirigente scolastica e colgo qui l'occasione per salutarla, è una persona per bene, in gamba, preparata, quindi sono molto contento della nuova dirigente scolastica. Noi come al solito siamo molto vicini alla scuola, quindi tutto ciò che l'ente può e deve fare lo facciamo assolutamente. La rassegna stampa con ospite Pietro D'Angiolillo, potrete rivederla al termine dell'edizione delle ore 18 del nostro TG e poi naturalmente sul nostro canale YouTube. Intanto c'è la replica del commissario del Codisa 4 Giuseppe Vitale alla provocazione lanciata una decina di giorni fa proprio dai nostri microfoni da alcuni lavoratori che chiedevano al commissario di poter mettere in vendita il sito di Vallo Scalo e i mezzi in dotazione alla Codisa per recuperare qualche mensilità. Sentiamo la risposta del commissario. Capisco la situazione di forte disagio e criticità per i lavoratori, ma è impensabile mettere in vendita al momento l'impianto di Vallo Scalo e i mezzi in dotazione. Non si fa attendere la replica del commissario del Corisa 4 Giuseppe Vitale alla provocazione lanciata una decina di giorni fa dagli operai del consorzio. Da anni i dipendenti non percepiscono lo stipendio, tra mensilità arretrate e TFR avanzano oltre 2 milioni di euro. Da qui la richiesta, inoltrata al commissario Vitale e agli altri enti competenti, tra cui la Regione Campania, di vendere l'impianto di selezione di Vallo Scalo e recuperare qualche mensilità. In vendita potrebbero essere messi anche gli automezzi al momento utilizzati senza alcun contratto dalla IELE. In una nota di risposta Vitale ricorda le difficoltà riscontrate nella riattivazione dell'impianto di Vallo Scalo a causa del prolungato periodo di chiusura e precisa che venderlo sarebbe fuori luogo. Si dice invece al fianco dei lavoratori, ma vanno ricercate altre soluzioni. Il commissario è pronto a sollecitare ancora una volta i sindaci del Cilento e la politica territoriale per dare una risposta concreta agli operai in seria difficoltà. I dipendenti sono al limite della sopportazione fisica e psichica. Nel caso in cui i comuni consorziati non dovessero mostrare interesse per la riattivazione dell'impianto, allora si potrebbe procedere all'affidamento a terzi, ma sarebbe una sconfitta perché un impianto territoriale dovrebbe essere a disposizione prima di tutto del pubblico. Il sito intanto è stato ripulito, occorre davvero un piccolo investimento economico per riattivarlo, è necessaria però l'azione decisiva della politica. Quanto ai mezzi, Vitale dichiara che la priorità è mantenerli, il commissario conclude che porrà in essere le azioni a garanzia del patrimonio dell'ente. I dipendenti tuttavia lo scorso 20 settembre, a seguito di un'ennesima riunione, hanno nuovamente firmato un documento nel quale vengono ribadite le loro istanze.
A Palinuro intanto ultimi appuntamenti della Kermesse Ambienti Mediterranei che vede il comune di Cento alla quale capofila in un progetto finanziato dalla regione Campania. Questa sera atteso il concerto dei Soul System, ma intanto ricordiamo tutti gli appuntamenti. L'altare ai venati così si innalzerà, soffierà il vento, gonfierà. L'edizione 2017 di Ambienti Mediterranei si avvia verso la fase conclusiva. La seguitissima e rinomata kermesse culturale, attraverso la fusione di itinerari, cultura, rievocazioni storiche e spettacoli, vuole valorizzare le forme artistiche e gli aspetti tipici e caratterizzanti dei luoghi che sul connubio cultura-turismo intendono rilanciare l'immagine del territorio cilentano. Ad aprire la 4 giorni di appuntamenti è stato il musical Palinuro Nocchiero di Enea. Opera emblematica legata indissolubilmente alla località che la ospita, tratta dai primi 6 libri dell'Eneide virgiliana. Perché? La terra che io calpesto non è la terra dei miei padri, ma è la terra che ho scelto per il mio popolo. Colgo l'occasione per invitare tutti a questo scorcio di fine estate e trascorrerlo qui a Palinuro, partendo da domani sera con i Soul System, quindi un gruppo per i giovani e non solo. Dopodomani 23 il pomeriggio abbiamo cercato di investire ancora di più in questo progetto importante e significativo che ci vede legati con la città di Prato, con il corteggio storico dove sfileranno vari gruppi, e poi la sera c'è lo spettacolo, il 23 sabato sera, lo spettacolo dei Gemelli Diversi. Chiuderemo il 24 con gli eventi, la sera il premio Palinuro, quindi questo progetto che vede premiati personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, che si sono contraddistinte, quindi ci sarà la presentazione di un libro, quindi un discorso che vede la promozione del territorio, e chiuderemo gli eventi il 25 con la rinomata e ricordata processione di Sant'Antonio. Questa processione suggestiva che c'era la prima parte via mare e poi ci sarà la seconda parte via terra. Quindi un modo questo per prolungare la stagione estiva attraverso la musica, attraverso gli incontri, attraverso progettualità che vedono uniti il territorio e che parte da Palinuro. Io ricordo e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare i partner, i comuni all'interno che hanno condiviso questa progettualità, tra cui anche, e non posso non farlo, la Regione Campania che ha sposato questa iniziativa e che vede per l'appunto legata la costa all'interno attraverso la musica. E in attesa della gran chiusura di Ambienti Mediterranei con il premio Città di Palinuro, facciamo un bilancio di tutti gli appuntamenti con il direttore artistico Silvano Cerulli. Perché la musica e il buon cibo alietino questa serata. Vieni, Lido. Sei felice, mia diletta? Beh, sicuramente è stata un'estate ricca di eventi e di avvenimenti. Io sono stato riconfermato alla direzione artistica di Ambienti Mediterranei. Rinnovo la gratitudine all'amministrazione comunale di Centola e al sindaco Carmelo Stanziola in modo particolare. Abbiamo fatto, ritengo, un lavoro fin qui che ci ha sicuramente premiati, avendo iniziato gli eventi a Palinuro con i Di Rotta Succuba, c'era tantissima gente in piazza Virgilio, la sera successiva ancora con Nicola Napolitano. Abbiamo quindi dato voce anche, come giusto che sia, alle risorse artistiche di questo territorio, di questa terra. Napolitano in modo particolare è proprio figlio del comune di Centola e tantissima gente ha affollato piazza Virgilio la sera del suo concerto. Ora siamo, come dire, alle battute finali, c'è molta tensione. Questa sera riproponiamo il musical Palinuro Nocchiero di Enea.
c'è molta gente in piazza nonostante il freddo e nonostante siamo ormai agli sgoccioli di questa estate, che ci ha visto impegnati su più fronti e su più comuni. Come diceva il sindaco Stanziola, è una rete di comuni che si unisce per il secondo anno consecutivo per dare vita a questo progetto finanziato da Regione Campania, e quindi gli eventi fanno da collante per tenere insieme un territorio ricco di risorse dal mare, dalla costa all'interno. Sono gli otto i comuni partner: Centola, il comune capofila, ricordo Cuccaro, ricordo Futani, ricordo San Mauro la Bruca, addirittura Valle dell'Angelo. Insomma, abbiamo lavorato alacremente per soddisfare le esigenze più diverse per un territorio molto diverso, ma come dire straordinariamente bello nella sua completezza. Tanti volontari che da questa mattina sono al lavoro per ripulire l'area protetta del Cilento e Vallo di Diano, aderendo all'iniziativa appunto Puliamo il Mondo. Stiamo vedendo le immagini che ci arrivano da Torchiara con il circolo di Legambiente Ansel Kiss, protagonisti più piccoli, bambini delle scuole elementari. Intanto ricordiamo che l'ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, proprio per questa iniziativa ha diffuso centinaia di kit. Tanti infatti i momenti che saranno realizzati in tutto il territorio del Cilento e Vallo di Diano. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli e di arrivare ai loro genitori per una politica ambientale di valorizzazione appunto del patrimonio ambientale dell'area protetta. Intanto complimenti al circolo di Legambiente Ansel Kiss. Questo di oggi è stato solo il primo di una serie di iniziative legate proprio a Puliamo il Mondo. Ed ora una singolare proposta di matrimonio, di eterno amore. Vediamo. Non sarà un caso se a Trentinara c'è una strada che si chiama Via dell'Amore. La suggestione dei panorami è da sempre attrazione per giovani coppie di innamorati. La terrazza del Cilento è un luogo magico per una dichiarazione d'amore, un posto romantico per promettersi amore eterno. Se poi si aggiunge anche un pizzico di adrenalina, l'atmosfera è perfetta. L'ideale per una promessa che sia per sempre. C'erano tutti gli ingredienti nella proposta che un ragazzo di nome Roberto ha fatto a Rosa, la sua fidanzata. Lo scenario era Trentinara, più precisamente la zip line Cilento in volo. Un'esperienza da brivido che molte giovani coppie decidono di affrontare insieme, perché per volare sospesi ad un cavo d'acciaio a 230 metri di altezza per 1,5 km ci vuole un pizzico di coraggio ed è più facile se accanto c'è qualcuno che ci dà sicurezza. E così anche Roberto e Rosa hanno deciso di provare il brivido del volo insieme. Ma lei ignorava che avrebbe ricordato quel giorno per sempre, ma non per il volo. Appena arrivati a terra, mentre addosso aveva ancora i brividi dell'esperienza appena fatta, si è trovata davanti un cartello con su scritto «Mi vuoi sposare?». E come in ogni proposta che si rispetti, non poteva mancare l'anello. Roberto si è inginocchiato e glielo ha messo al dito. Rosa, emozionata e commossa, ha detto di sì senza alcuna esitazione. Grande l'entusiasmo anche tra gli addetti all'impianto, che sono stati testimoni di una così bella e unica proposta di matrimonio. E chissà che la via dell'amore non porti bene anche ad altre giovani coppie. E io mi faccio una ragazza. E anche la, come si chiama? Paparazzo. La paparazzo. Se l'ho fatta. Aspettate. No, aspettate, no.
Anche Vallo della Lucania si appresta a celebrare la festa di San Pio. Il gruppo di preghiera dedicato appunto al santo di Pietralcina ha organizzato per domani pomeriggio la solenne processione con la collaborazione della cattedrale di San Pantaleone, con la qua la statua di San Pio. Quindi domani un importante momento di preghiera dedicato al santo di Pietralcina. Ricordiamo, la processione partirà dalla cattedrale di San Pantaleone, si snoderà poi per Piazza Santa Caterina, un momento, ribadiamo, organizzato dal gruppo di preghiera appunto di San Pio. E noi su questo momento ci fermiamo, subito dopo ampia pagina sportiva, fra pochissimo.